condannata, destinata ad imparare dal mondo, nel senso che l'Europa è quella parte dell'Occidente che ha iniziato la conquista del mondo, è quella sezione, quella propagine assolutamente minoritaria del mondo che lo ha dominato grazie alla tecnologia, ma anche grazie alla pulsione di dominio e anche grazie a quell'incrocio micidiale di velieri e cannoni, come ha detto un grande storico italiano, Carlo Cipolla. E Toynbee, un altro grande storico inglese, aveva intitolato un suo ciclo di conferenze, poi pubblicate, con il titolo Il mondo e l'Occidente, quindi non l'Occidente e il mondo viene prima dell'Occidente, è qualcosa di molto grande. Soprattutto noi ci rendiamo conto di questa inversione del rapporto tra il mondo e l'Occidente e l'Europa naturalmente, e il mondo soprattutto nell'era globale. Nella nostra era globale non abbiamo un banale processo di uniformazione, ma proprio questo processo di uniformazione finanziaria soprattutto, ma anche di sfruttamento del lavoro che determina questa mobilità della forza lavoro su scala planetaria, è qualcosa che non determina un mondo omologato, un mondo dominato dal pensiero unico, ma determina una varietà di realtà che proprio all'interno di questo processo di uniformazione, oppressione e anche attraverso i processi migratori scoprono, riscoprono le proprie storie, la propria differenza culturale, la propria specificità, la propria costellazione di valori. E direi che allora da questo punto di vista l'Europa ha soltanto una cosa da fare, mettersi in ascolto di queste storie plurali che ci sono oggi, come dicono gli autori postcoloniali, come per esempio Chakrabarty. Provincializing Europe, provincializzare l'Europa. L'Europa deve paradossalmente capire di essere una parte del mondo e non la padrona del mondo, altrimenti rischia di essere ancora più periferica di quanto non lo sia adesso. Deve imparare, come aveva detto Reinhard Puha, che è un grande filosofo indiano, all'origine dei subaltern studies, gli studi subalterni, che vi sono tante storie ai confini della storia universale coniata dall'Occidente. Deve apprendere dal grande Raymond Panikkar che la casa dell'universale non è già edificata, non è una costruzione dell'Occidente e dell'Europa all'interno della quale noi europei accogliamo gli altri benevolmente, con tolleranza, nella nostra civiltà del diritto. Ma la casa dell'universale è qualcosa che va costruito. Sono tante le cose che l'Europa deve imparare dal mondo e soprattutto deve farlo per una ragione, perché oggi il mondo è unidifferente, cioè determinato da una unidiversità. E inoltre il mondo non è più il mondo semplice e malleabile che l'Europa o la propaggine occidentale dell'Europa, gli Stati Uniti, hanno ritenuto che fosse. Il mondo rivendica la pluralità delle vie alla libertà, alla democrazia, all'autodeterminazione. E il mondo tende a organizzarsi in grandi aree geoeconomiche, geoculturali di riferimento, che sono il colosso asiatico,
con la Cina, l'India, ma anche Corea, anche Singapore e via dicendo, anche Thailandia e per altro verso i paesi del Mercosur, in particolare il Brasile, ma anche l'Argentina, Venezuela, il Cile, il Messico e via dicendo. E per altro verso naturalmente anche il problema dell'Africa, grosso punto interrogativo nella scena del mondo. E la scena del mondo non può essere più la scena disegnata dall'Occidente nelle sue due metà, l'Europa per un verso e gli Stati Uniti per l'altro. L'Europa può fare soltanto una cosa, forse, riuscire a ricavare dalla propria tradizione, o meglio ritrovare nella propria tradizione una idea di individuo non solo competitivo, come l'individuo che è stato concepito dalla nostra economia nel corso degli ultimi decenni, soprattutto questa economia neoliberale della misurazione di tutto, del calcolo e quindi anche del debito. E per altro verso vedere invece l'individuo come solidale, non soltanto competitivo, e per altro verso promuovere un'idea di comunità non soltanto gerarchica, paternalistica, autoritaria come quella del capital comunismo cinese, ma un'idea di comunità in grado di valorizzare al massimo grado le singolarità di ciascuna e di ciascuno all'interno dell'essere in comune del futuro. Ecco, io penso che queste sono le cose che l'Europa dovrebbe oggi imparare dal mondo. Deve essere capace di ascolto per poter recuperare il meglio anche della propria tradizione, altrimenti è destinata a svolgere il ruolo di squallida periferia del pianeta.